Finisci in mare. Comunque nel dubbio vado a gonfiare io. Tu filma pure, tranquillo. Che non ti stanchi, occhio a piegarti lì che ti strappi, secondo me. Per male. Non te li meriti. Lo sai, vero? Avete perfettamente ragione. Non li voglio accettare, mi vergogno. Era da un po' di tempo che non tornavamo sul campo. Oggi abbiamo 3 ospiti, di cui uno conosciutissimo, ovvero Giacomino, che avete visto in tutti i video iniziali che abbiamo fatto ancora l'anno scorso. E poi abbiamo 2 new entry, che sono Federico del Fratella Prosesto e Lorenzo Calabretta del Legnago. E 2 portieri di grande prospettiva. Beh, del Frate insomma si è già fermato essendo in C, proveniente dal Monza tra l'altro. Invece Calabretta gioca nelle juniors del Legnago, sempre Serie C, e insomma è un portiere di grande prospettiva, quindi non vediamo l'ora di vederli all'opera. Sono venuto a salvarti. Sì, no, filmarmi è diverso. Oh. Vabbè, allora continua a filmare e non darmi la mano. Pazzesco. Il mozzo di Lego, insomma. Il mozzo. C'è l'owner, c'è il videomaker, c'è lo youtuber. C'è un owner videomaker stamattina. C'è l'owner videomaker, c'è... E poi c'è il mozzo. Ecco, come si gonfia una sagoma? Bah, fa piccolo compressore, guarda. Beh, sarebbe stato bellissimo vedere tra gonfiare a bocca. Lontano un anno giocavo. Solo polemica, conosco Fede giocando da 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo di polemiche. Al volo, posizione, te la metto alta qua sulla sagoma in uscita, ok? Buono, posizione questa, cerco. Yo. Perfetto. Yo. Buono. Dalla bene, ok, non abbassare la testa, lo sguardo, tieni sulla palla, ok, dalla fine adattamento. Allora parto di qua, io la palla là, parti sbilanciato, io poi te la gioco raso sul primo palo e la attacchiamo, ok, parti, no, parti un po' dietro, proprio sbilanciato, perfetto, quella lì, siamo, sì, bravo. Schiaccia bene il corpo, Bravo! Bravo, va bene! Questo è più o meno quello che vedete e come funziona un allenamento 11. Quindi al di là dei ragazzi che si allenano, c'è sempre Vale. C'è sempre Pietro che ha detto alle riprese. E altro ospite d'eccezione è il pallone, un prototipo di pallone 11 che stiamo testando, per cui siamo molto curiosi di sapere se vi piacerà o meno il design. E dopo sentiamo anche i pareri dei ragazzi del campo invece su come va. La mettiamo, allora partiamo da una fase un po' più lenta, un po' più blanda, però è sempre uno contro uno. All'inizio vi date palla precisa addosso per farvi ovviamente parare. Adesso ti gioco palla, cioè parti centrale, te la gioco con le mani qua dietro, quindi palla lunga, apro, incrocio, vado, ok, con le mani lo cerco addosso. Yo. E parti già in porta. Yo. Come on. Yo. Yo.
Basta! Tienla, prendo e tiro su e sollevo, ok? La chiudo, va bene, anticipala un po' di più. Gioca! Meta! Bravo! Va bene! Ok, giocamela bene. Questo ritmo forsennato, come lo stai vivendo? No, bene, bene, dai. C'è il caldo, però lo sosteniamo bene. Okay. Buona! Grazie. Come è andata? Benissimo, benissimo. Prima volta, ma un po' emozionato. Addirittura. Sì, un po'. Ma è per Pietro, di la verità. Eh sì. È stato conosciuto. Poi riprende tutto, ascolta tutto. È il grande fratello. Cosa, mister? No, dopo... bene, bene, caldo. Caldo estivo, primavero caldo, però bene. Sono stati bravi. Hanno fatto stato bravo. Sì. Sì, si è comandato bene, dai, ovviamente era un po' teso, un po' emozionato, si vedeva. Giacomino non capisco come mai non lo vedano. Beh, è vero, sono onesto, ti ho visto bene stamattina. Come ci si sente essere il portiere più sottovalutato della storia? Mi sento incompreso. In compenso ho questi bellissimi nuovi guanti. Ma va. Mamma mia, che coppia. Sono infinito e oltre.